E abbiamo la fortuna e il piacere di avere con noi quantomeno l'ispettore Iacovelli che sta qui in abito blu, ci hanno fatto un applauso, mi serve un applauso. Vi volevo per un attimino far meditare sull'invito che è stato fatto. Guardate, qui alle mie spalle c'è un cartellone, c'è scritto in qualche modo viva i maestri. E viva i bambini, ma viva i maestri. Dietro c'è un altro cartellone che dice è amaro il distacco, ma vince l'affetto remote distanze. L'affetto vince remote distanze. Voglio dire, anche se siamo lontani nel tempo e nello spazio, quando c'è l'affetto siamo sempre vicini. Noi dobbiamo fare un applauso ai nostri insegnanti. Guardate quanto è bella la scena. Cari bambini, se ce la facciamo, ricordiamoci sempre dei nostri maestri, così come ci ricordiamo dei nostri genitori. Loro ci hanno fatto vedere la luce della vita corporale, fisica, gli insegnanti ci danno alla luce spirituale della cultura. Una cultura che è l'esempio più grande della supremazia dell'uomo in questo nostro universo. L'uomo è essere ragionevole che si sviluppa con l'aiuto dei nostri insegnanti. Allora un applauso agli insegnanti. Per tutto quello che si hanno fatto e ancora fanno per noi. Insomma, vogliamo dire loro. Grazie, grazie, grazie. Scusatemi, me l'ero dimenticato. Questi bambini vogliono incominciare il trattenimento per dire, cari maestri, cantando per voi i loro più affettuosi auguri.
hanno fatto loro non era possibile. Lo dico anch'io. Però dobbiamo pensare al seguito e alla fine. Su, su, rimettiamoci a pensare, il tempo stringe. Ve lo dicevo io, a me nulla viene in mente. A me poi, più ci penso e meno mi viene da scrivere. Allora si fa come le uova sode, più bollono e più diventano dure. E se si va di questo passo, con i vostri discorsi mi avete fatto andare via un'idea che poteva essere nuova e geniale. Geniale? Ma di che si trattava? E chi se la ricorda più? Con i vostri discorsi e con le vostre uova sode me l'avete fatta passare di mente. E buonanotte al secchio. Peccato, poteva essere la soluzione buona. Comunque da questa stanza non si esce senza avervi dato dalle nostre teste qualcosa di adatto, di bello per la festa dei maestri. Allora silenzio e speriamo bene. Sembrate quattro generali che stanno decidendo l'inizio della battaglia. Ma quale battaglia? Qui si va sicuramente incontro ad una sconfitta. Lo sai che siamo stati incaricati di trovare qualcosa di nuovo, di bello, di interessante, di adatto, di divertente, di commovente. Però io vi... Ehi, quante cose avete da fare. Però io vi devo dire la ragione della mia venuta qui da voi. Quale? Dirvi che vi è stato incaricato di venire qui a cominciare lo spettacolino, il trattenimento. Sicché la nostra pace è finita qui. Questo non ce l'avevano detto. Comunque le cose stanno così e lo spettacolo continua. Casa Bianchi, i bimbi hanno scritto pensare.
sicuramente vogliono dire anche loro qualcosa. Eccole che arrivano, ascoltiamo. E maestri, vi lasciano la scuola. Se ci lasciate, a non fare che un poco ci lasci il papà, metteremo una stilla di pianto qui nella nostra cucina. Ma voi non ci lasciate, siete stati buoni, pazienti, amorosi, maestri di tanta. E tutti li portate nel cuore, portate con loro quaderni, le mani di chiosso, gli errori, le piccole mani segrete, le mattinate festose, le voci e i cori a genovo. Voi non li lasciate, per voi restinate sempre bambini i vostri scolari di ieri. I scolaretti di oggi perciò non vi dicono addio. Io devo avere